costituzionale è intervenuto in ordine alla voluntary disclosure e ha dichiarato l'incostituzionalità della legge laddove stabilisce che la riserva di gettito allo Stato derivante dalle procedure di collaborazione fiscale volontaria debba applicarsi anche alla Regione Valle d'Aosta, in quanto non determina alcuna maggiorazione di aliquota né una generale modifica dei tributi. Anche lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, come da ultimo modificato con l'accordo dell'ottobre 2014, prevede che costituisca riserva all'erario il gettito come descritto sopra. Ciò premesso, vorremmo sapere se il Ministro ritenga opportuno destinare anche alle province autonome di Bolzano e Trento le quote di maggior gettito derivanti dalle procedure delle voluntary disclosure. Grazie. La ringrazio, Ministro dell'Economia e delle Finanze, professor Padoan, facoltà di rispondere. Grazie. È noto che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 66 del 2016 relativa alla Val d'Aosta, si chiede di devolvere anche nelle province autonome di Trento e Bolzano le quote di maggior gettito derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria prevista dalla legge 186 del 14, riscosse nel territorio del Trentino-Alto Adige. Occorre sottolineare che l'istituto della riserva erariale in contestazione consiste nell'avocare allo Stato per intero entrate aggiuntive che derivano da nuove discipline legislative di tributi al cui gettito partecipano le regioni, impedendo che di tali incrementi di entrate, destinati per volontà del legislatore statale a finalità particolari da esso definite, vengano ad usufruire automaticamente pro quota anche le regioni che godono di tale partecipazione al gettito. Ciò comporta, come ha sostenuto la Corte Costituzionale nella sentenza 28 maggio 99, che lo Stato usufruisca delle nuove entrate aggiuntive, mentre la Regione continua semplicemente a godere delle entrate tributarie che ad essa già spettavano sulla base della disciplina preesistente, senza fruire di alcun vantaggio, ma anche senza subire alcuna perdita di risorse finanziarie rispetto al passato, per effetto della disciplina legislativa sopravvenuta. È opportuno rilevare che quando negli ultimi anni il legislatore nazionale ha fatto ricorso alle riserve erariali, non sono mancate forti reazioni da parte delle autonomie speciali, che hanno denunciato dinanzi alla Corte Costituzionale le norme in questione per violazione delle proprie prerogative statutarie. Ciò premesso, avverso le disposizioni che riservano il gettito derivante dalla voluntary disclosure allo Stato, non risulta che sia stato proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige o dalle province autonome di Trento e Bolzano alcun ricorso davanti alla Corte Costituzionale per presunte violazioni delle proprie prerogative statutarie. Pertanto, poiché la Regione Trentino-Alto Adige o le province autonome di Trento e Bolzano non hanno richiesto una verifica della legittimità costituzionale delle norme che regolano l'attribuzione del gettito derivante dalla voluntary disclosure, dette norme continuano a trovare applicazione e a produrre effetti. Ciò, naturalmente, non esclude che eventuali questioni possano essere affrontate al momento di conclusione di specifici accordi, dal momento che la stessa Corte Costituzionale individua nell'accordo lo strumento più idoneo per conciliare e regolare in modo negoziato il doveroso concorso delle regioni a statuto speciale alla manovra di finanza pubblica e la tutela della loro autonomia finanziaria costituzionalmente rafforzata. La ringrazio. Onorevole Gebhardt, può replicare per 2 minuti, prego. Sì, grazie Presidente, grazie signor Ministro. Non mi posso dichiarare soddisfatta della risposta e dichiaro nel nome anche del mio gruppo che valuteremo l'opportunità di presentare ricorso. La ringrazio. Passiamo all'interrogazione 3-2208 dell'onorevole Giammanco su chiarimenti in merito all'operazione di acquisizione di quote azionarie del gruppo COS da parte del fondo di investimento a capitale pubblico F2I. L'onorevole Giammanco ha facoltà di illustrare l'interrogazione per 1 minuto. Prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, a marzo la CIR Holding della famiglia De Benedetti e l'F2I, fondo il cui primo azionista è Cassa,